In quest'altro esercizio, sempre simile a quelli che abbiamo visto fino a questo momento, ci dicono, data la funzione f di x uguale e alla 3x più 1 fratto 2 più x meno 3 mezzi, quando x è diverso da meno 2, che non è altro che l'insieme di definizione di quella funzione, definita appunto da meno infinito a meno 2, da meno 2 a più infinito, ci chiedono di scrivere lo sviluppo di Taylor, centrato in x con 0 uguale a 0, quindi lo sviluppo di MacLaurin, la seguente funzione, scrivere lo sviluppo di Taylor centrato in x con 0 uguale a 2 e ci chiedono poi di determinare in entrambi i casi l'insieme di convergenza della corrispondente serie di Taylor, che poi sarà non altro che la serie di potenze di quella funzione che risulta essere unica che coincide appunto con la serie di Taylor di punto iniziale rispettivamente x con 0 uguale a 0 e x con 0 uguale a 2. Quindi in pratica ci sono da fare due esercizi, perché in un caso dobbiamo scrivere la serie di Taylor centrata in 0, nell'altro caso serie di Taylor centrata in x con 0 uguale 2. Cominciamo con la prima. Dunque, qui dobbiamo prestare attenzione perché c'è una piccola cosa che va notata. Cominciamo da parte a ricordarci, scriviamo lo sviluppo in serie di Taylor di A alla 3x, ricordando che lo scrivo qua, E alla t ha come sviluppo somme, quando k va da 0 all'infinito, di t elevato alla k fratto il fattore di k per ogni t appartenente al raggio di convergenza, lo ricordo, è pari a più infinito. Quindi e alla 3x significa scrivere questo, dove al posto di t metto 3x, quindi sarà una somma quando k va da 0 all'infinito di un 3x tutto alla k diviso il fattore di k per ogni x appartenente al reale, no? Che poi potremmo scrivere, se vogliamo, possiamo anche scrivere come uguale somme quando k è maggiore o uguale di 0 di 3 alla k diviso il fattore di k che moltiplica x alla k. Serie di Taylor della funzione a alla 3x centrata, perché sarebbe come se fosse x meno 0 alla k centrata in x con 0 uguale a 0, se lo, in x con 0 uguale a 0. Serie di MacLaurin che coincide con la serie di potenze che risulta essere unica di quella funzione, che quindi è analitica, è sviluppabile in serie di Taylor. A questo punto andiamo a vedere, mentre è arrivato la rotina, andiamo a vedere lo sviluppo di questa seconda funzione, 1 fratto 2 più x, che ci ricorda la somma di una serie geometrica, evidentemente. Allora, ricordiamoci che 1 fratto 1 meno t è del tipo somme quando k va da 0 all'infinito della ragione alla k per ogni t in modulo strettamente, eccolo là, mi sposto, minore di 1. Qui non abbiamo 1, abbiamo che allora 1 fratto 2 più x lo possiamo scrivere come 1 fratto, raccogliamo, fatto comune un 2, 1 più x mezzi, che a sua volta lo possiamo scrivere come un mezzo, quindi portiamo fuori 1 fratto 1 meno x mezzi, dove questa volta la ragione è meno x mezzi. Quindi questo sarà un mezzo somme quando k va da 0 all'infinito di che cosa? Di meno x mezzi alla k, cioè di meno 1 alla k per 1 su 2 alla k che moltiplica x alla k. Oh, se meno x mezzi vuol dire che meno x mezzi dovrà essere minore di 1, il raggio di convergenza è sempre 1, che vuol dire un mezzo modulo di x minore di 1, perché il modulo di meno un mezzo è un mezzo per il modulo di x, moltiplicando per 2, modulo di x per ogni x in modulo minore di 2, eccolo qui, moltiplicando per 2 ambi i due membri. E a questo punto possiamo andare a scrivere l'espressione. A questo punto però la domanda nasce spontanea, come diceva qualcuno, ma e quel meno 3 mezzi? Ah, facciamo un attimo un conto. Se andassimo a sommare le due, potremmo andare a raccogliere, fatto il comune, un x alla k è una somma, quindi andremo a scrivere unica somma quando k è maggiore o uguale di 0 di 3 alla k su k fattoriale che è alla 3x. No? Questo lo possiamo scrivere togliendo un mezzo come 2 alla k più 1, guardate, no? Perché 2 per 2 alla k è 2 alla k più 1, quindi qua possiamo togliere un mezzo, quindi 3 alla k su k fattoriale più, mentre questo lo metto fra parentesi quadra, meno 1 alla k diviso 2 alla k più 1, tutto che moltiplica evidentemente fuori dalla nostra parentesi quadra
tutto che moltiplica, come vedete, x elevato alla k. Ora, così va bene, ma questo meno 3 mezzi, proviamo a vedere se per caso sostituendo k uguale 0 non ci viene proprio meno 3 mezzi, perché in quel caso vorrebbe dire che basterebbe scrivere questa partente da 1, a cui sottraiamo il valore per k uguale 0, cioè meno 3 mezzi, quindi questa qui sarebbe la somma esatta di questa qui, non partente da 0 ma bensì partente da 1. Se k è 0, vedete che viene 1, 3 alla 0 1, fratto il fattore di 1 che è 1, quindi questo è 1, più questo verrà, meno 1 alla 0 è un 1, se k è 0, 0 più 1 1, 2 alla 1 2, 1 più 1 mezzo è 3 mezzi. Visto che dobbiamo scrivere meno la serie con k uguale 0, questo meno 3 mezzi lo possiamo coprire andando a scrivere che f di x quindi sarà somme per k che va da 1 all'infinito, perché se facciamo così avremo proprio che quella lì è esattamente la somma della nostra serie di Taylor, serie di potenze che rappresenta appunto quella funzione. Quindi questa è f di x, è somme per k che parte da 1 all'infinito di, come detto, 3 alla k fratto il fattoriale di k più al numeratore meno 1 alla k diviso 2 alla k più 1, tutto che moltiplica x alla k. Questa è uguale proprio e alla 3x più 1, 2 più x danno 3 mezzi, perché vedete che siccome questa parte da 1, se sottraggo il termine per k uguale 0 ottengo proprio l'ultimo termine che è meno 3 mezzi. Questa è questo rappresenta quindi di questa funzione lo sviluppo in serie di Taylor di punto iniziale x con 0 uguale 0. Dunque, prima di passare alla domanda B, quindi abbiamo che f di x sarà uguale a somme, come detto, quando k parte da 1 e va all'infinito, abbiamo detto di un 3 alla k fratto il fattore di k, aperta qua naturalmente, più meno 1 alla k diviso, abbiamo detto 2 alla k più 1, tutto che moltiplica x alla k. Attenzione, chi è l'intervallo di convergenza? Perché ci chiedono anche l'intervallo di convergenza. Uno era tutti x appartenenti a A e l'altro è il modulo di x minore di 2, e intendete, se li intersechiamo, il modulo di x deve essere per ogni x in modulo minore di 2. Quindi 2 è il raggio di convergenza, quindi l'intervallo di convergenza è x compreso fra meno 2 e 2. Andiamo a rispondere alla domanda B. Questa volta cominciamo con e alla 3x. Dunque, e alla 3x, attenzione che questa volta però il punto iniziale non è 0 ma è 2, quindi dobbiamo avere un x meno 2, quindi cominciamo a scrivere e elevato 3 che moltiplica, e direi di pensare a che cosa. Beh, se ci mettiamo non x ma x meno 2, ci dobbiamo anche aggiungere un 2. Scritto così avremo un e elevato 3 che moltiplica x meno 2 più 3 per 2, che vuol dire per e alla sesta, no? Perché sarebbe e alla pratica e alla 3x e alla 3x meno 6, no? E infatti è proprio questo. Scritto così, in questo caso vorrà dire evidentemente che questo si può scrivere come e alla sesta, che è un numero, ho applicato evidentemente la proprietà delle potenze, per e elevato alla x meno 2 tutto al cubo, o se volete stessa cosa, e elevato al cubo, no? Alla x meno 2, no? Elevato alla 3x meno 2, è la stessa cosa naturalmente, no? Elevato alla x meno 2 al cubo è come dire è alla sesta, moltiplica e al cubo tutto elevato alla x meno 2, no? Punto iniziale x con 0 uguale 2. A questo punto andiamo a lavorare sull'altra. Oh, questa quindi come la possiamo scrivere? Quindi, tenendo conto di questo, visto che e alla 3x si può scrivere come e alla 3 che moltiplica x meno 2 per e alla sesta, in pratica in questo caso avremo e alla sesta che sta fuori, somme, sempre per k che parte da 0, ricordiamo che la funzione esponenziale ha come sviluppo in sé una serie che parte da 0, in questo caso sarà un 3 per x meno 2 è il nostro x, quindi sarà 3 alla k fratto il fattoriale di k che moltiplica in questo caso x meno 2 alla k, no?
e elevato 3, aperta la sonda x meno 2, per e alla sesta, 3, alla x, 3 per x meno 2 è il nostro, evidentemente, x, il nostro t, per ogni x appartenente, evidentemente, ai reali. Ricordo che il raggio di convergenza, comunque, della funzione esponenziale, della serie esponenziale, è sempre più infinito. Andiamo di lavorare su 1 fratto 2 più x. Qui, attenzione, dobbiamo arrivare a un 1 fratto 1 più x meno 2, se è possibile. Allora, vediamo come possiamo lavorare. Teniamo conto che 2 è 4 meno 2. Quindi questo lo possiamo scrivere come 1 su 4 meno 2 più x. Cioè come un 1 fratto 4 più, eccolo qua, il nostro x meno 2. Manca l'1, raccolgo un 4, scrivo un 1 fratto, un 4 aperta la quadra, 4 quarti è 1, più x meno 2, tutto fratto 4. Ecco il nostro x, la nostra ragione, x meno 2 quarti. Quindi questo non è altro che un quarto che moltiplica 1 su 1. Oh, siccome in questo caso abbiamo un 1 più, 1 meno, meno x meno 2 quarti. Quindi ho detto male, la ragione è meno x meno 2 quarti. Quindi in questo caso possiamo dire che da questo, cancello i passaggi precedenti visto che ormai sono chiari, avrò che 1 fratto 2 più x centrata in x con 0 uguale 2 sarà un quarto somme quando k va da 0 all'infinito di, visto che abbiamo il meno, la convergenza, cosa possiamo dire? Deve risultare che meno x meno 2 quarti il modulo è minore di 1, no? Ma meno un quarto il modulo è un quarto, quindi in pratica vuol dire che x meno 2 il modulo è minore di 4. Eccolo qua il nostro intervallo di convergenza. Abbiamo che tutto questo deve essere elevato alla k, la ragione è meno x meno 2 quarti, quindi possiamo scrivere come meno 1 alla k, che moltiplica 1 su 4 alla k, che a questo punto conviene scrivere come 4 alla k più 1, eliminando quindi quell'un quarto che sta davanti, quindi per renderla più compatta, che moltiplica appunto x meno 2 elevato alla k, in questo caso la cui convergenza sia, se come detto, x meno 2 in modulo è strettamente minore di 4. Ecco qua. E allora sommandole, anche in questo caso abbiamo questo meno 3 mezzi che avanzano, anche qua ci sarà la magagna, basta farla partire da un punto più avanti, vedrete che verrà. Infatti se le vado a sommare adesso, lo scrivo qua, verrà somme, per adesso, per k che va da 0 all'infinito di e alla sesta per 3 alla k su k fattoriale, naturalmente x meno 2 alla k lo metto a valle, lo metto alla fine, più meno 1 alla k diviso 4 alla k più 1, tutto chiuso a quadra, tutto per x meno 2 alla k, no? Che convergerà se x meno 2 è il modulo è minore di 4, visto che qua abbiamo un intervallo di convergenza di tutto r. Ma quindi per ogni x in modulo, per ogni x meno 2 in modulo, strettamente minore di 4. Ma vediamo di farla partire da 1, per esempio. Vediamo che succede questa volta. Se la facessi partire da 1, dovremmo sottrarci, evidentemente, che cosa? Dovremmo sottrarci il termine quando k è 0. Vediamo di sostituire k a 0 qua e vedere cosa avviene col meno davanti. Cancello intanto qua, così poi scriverò sotto l'espressione finale del mio sviluppo in serie di Taylor centrato in x con 0 uguale 2 di f di x uguale alla 3x più 1 fratto 2 più x meno 3 mezzi. Allora, vediamo di scrivere cosa viene qua quando k è 0. Quando k è 0 viene 3 alla 0 1, 1 per e alla sesta c'è un e alla sesta, diviso il fattore di 0 che ricordo è 1. In pratica viene un e alla sesta più meno 1 alla 0 è 1. K più 1 quando k è 0 è 1, 4 alla 1 è 4, quindi viene un e alla sesta più un quarto, lo vedete? E alla sesta più un quarto, e che non è meno 3 mezzi. Quindi cosa dobbiamo fare? Allora dobbiamo evidentemente sommarci o sottrarci qualcosa, quindi verrebbe un meno aperta la tonda e alla sesta più un quarto, quindi sarebbe un meno e alla sesta meno un quarto.
ma io voglio un meno 3 mezzi. Allora, un 3 alla sesta lo compenso mettendoci un E alla sesta, che sottratto a meno alla sesta se ne va. Beh, è molto facile, basterà mettere un meno 5 quarti, perché meno 5 quarti, meno 1 quarto e meno 6 quarti è meno 3 mezzi. Quindi metto E alla sesta meno 5 quarti più somme per K che parte da 1, vedete come in questo caso così, sottraendoci il termine per K che è mancante, per K uguale 0, otterrei di nuovo come somma quella giusta, cioè con meno 3 mezzi come ultimo addendo. Di, ripeto, E alla sesta per 3 alla K fratto il fattoriale di k più questo meno 1 alla k diviso 4 alla k più 1, tutto che moltiplica, modulo di x meno 2, tutto che moltiplica x meno 2 alla k. Stavo già pensando all'intervallo di convergenza, ovvero comunque preso x meno 2 in modulo, strettamente minore di 4. Sono queste le due espressioni degli sviluppi in serie rispettivamente di quella funzione centrata rispettivamente in x con 0 uguale a 0 e x con 0 uguale a 2. Questa è centrata in 0, questa è quella centrata in 2. Ecco come si risolve questo tipo di esercizio.